Allora, salve a tutti, buona domenica. Non ci vedevamo da un po' di tempo. E sono finite le vacanze di Natale. Oggi ci rincontriamo per fare il nostro aggiornamento sulla questione epidemiologica del Covid-19 e anche un aggiornamento sulla questione della scuola, che sapete che da domani riparte. Riparte fino alla terza media, perché già era ripartita. Aggiornamento epidemiologico. Allora, due considerazioni prima di entrare nel merito della nostra tabella aggiornata. Abbiamo avuto ovviamente e abbiamo avuto dei giorni di entusiasmo, perché dopo un lavoro enorme fatto dall'amministrazione insieme alle forze dell'ordine e a chi in questo ci ha aiutati, grazie a tutto quello che abbiamo messo in campo, eravamo arrivati il giorno della Befana finalmente ad avere di nuovo zero casi e zero isolamenti, proprio perché tutta la procedura di isolamento aveva dato i propri effetti e quindi eravamo riusciti di nuovo a riportare Caposele come paese free Covid. Purtroppo, chiaramente, la nostra questa cosa è durata poco, perché è arrivata proprio a cavallo delle feste natalizie, e anche questo è la dimostrazione che quando ci rilassiamo, e se ci rilassiamo troppo e se andiamo in giro, e quindi gli effetti degli auguri natalizi e delle uscite fuori porta per andare a trovare qualcuno, a distanza di 15-20 giorni, non a caso, dal termine delle feste natalizie, è ricominciato purtroppo in Italia, in Regione Campania e quindi anche a Caposele il contagio da Covid-19. E quindi è per dire che non bisogna abbassare assolutamente la guardia finché non si arriva a una campagna di vaccinazione di massa che possa garantire tutte le categorie, ma in particolar modo chi? Quelle più esposte, mi pare evidente. Quindi aspettiamo, questo deve essere la lezione, se già non l'avessimo capito, ma era una cosa che invece dopo un anno più o meno tutti lo sapevamo, e quindi vi invito a essere molto cauti e a non essere superficiale, perché è i gesti che poi determinano purtroppo gli aumenti, quindi mascherine, assembramenti, chi non usa la mascherina, se si facciamo assembramenti senza protezione, ma non vanno fatti gli assembramenti, va indossata la mascherina, se laviamo sempre le mani, ritorniamo alle regole che ci siamo detti all'inizio della pandemia, che ci aveva portato oltretutto ad essere il nuovo paese free. Io ho fatto questa mattina la mia seconda vaccinazione come professionista sanitario. Ho fatto questa mattina il richiamo al 21° giorno, ho fatto un post che credo vedere chi l'ha letto, quando feci il mio primo la mia prima somministrazione, che era domenica di 3. Oggi, 21 giorni dal 3, ho fatto la seconda vaccinazione. C'è qualche ignorantello che parla pure, ma purtroppo all'ignoranza non c'è soluzione. E quindi poi quando alla ignoranza si aggiunge l'arroganza, come diceva qualcuno, esiste solo una cosa peggiore dell'ignoranza, è l'illusione della conoscenza, e siccome ne abbiamo qualcuno, purtroppo fortunatamente pochi, che veramente quasi disadattati dalla società, che non hanno manco un amico, però pretendono di impartire lezioni non conoscendo nulla, ovviamente, di nulla, specialmente su queste questioni scientifiche, e quindi non come fai a spiegare la differenza fra un professionista sanitario ospedaliero, che ovviamente lavora sulle urgenze, quindi io sono contento e sono un privilegiato da questo punto di vista, perché ho avuto l'accesso nelle fasce di priorità al vaccino, perché si lavora sulle urgenze emergenti, significa sui pronto soccorsi,
su quelli che ti arrivano e che non sai quello che hanno e che non hanno. E come sono stato un privilegiato, chiaramente, nella somministrazione del vaccino, sono stato il più esposto e tra più... la fase in cui il vaccino non c'era. Quindi mi pare ovvio che nelle priorità che lo Stato ha dato la priorità a chi era più esposto. E chi è più esposto? Chi lavora negli ospedali, chi lavora specialmente sulle urgenze. Quindi la radiologia, i raggi X, sono l'emergenza. Perché chi non sta bene, arriva in ospedale in pronto soccorso, due servizi usufruisce. Quello del laboratorio e quello della radiologia. Sono i due servizi ospedalieri. Per cui questo lo dico solo per informazione e per dire quando arriverà finalmente una campagna di vaccinazione generale di massa e che quindi possiamo stare tutti più tranquilli, allora è lì che arriverà il momento del rilassamento. Questo l'ho detto solo per dire che io mi sento un privilegiato da questo punto di vista, fermo restando che sono stato particolarmente esposto nella fase di urgenza e di grande emergenza, sia da murista professionale e poi sicuramente anche istituzionale. Per cui non vedo dove poteva essere lo scandalo se non radicato in una ignoranza profonda dovuta veramente a una specie di... E come se tu alla pietra gli vuoi insegnare qualche cosa. Detto questo, andiamo all'aggiornamento. L'aggiornamento attuale è questo. Noi in questo momento abbiamo 9 positivi attuali, di cui 2 ospedalizzati. Abbiamo 24 isolamenti totali. 24 isolamenti totali, per chi ci segue da sempre, da quando abbiamo cominciato, noi abbiamo subito messo in chiaro e spiegato la differenza degli isolamenti. L'isolamento è quello positivo e ne abbiamo 9. Poi abbiamo 24 totali perché ci sono 15 in quarantena. Quarantena sarebbero i 14 giorni dall'ultimo contatto avuto con il positivo, in cui il medico di base gli fa la sorveglianza sanitaria, e cioè osserva se il paziente, se la persona, il paziente che ha avuto contatto con il positivo nei 14 giorni presenta qualche tipo di sintomo. Superati i 14 giorni senza sintomo, si è fuori dall'isolamento, dalla quarantena. Per cui abbiamo 24 isolamenti, 9 positivi attualmente. Totali positivi del comune di Caposele, 36. Quindi abbiamo avuto dall'inizio della pandemia 36 positivi e 25 guariti, quindi che si sono negativizzati al tampone dopo essere risultati positivi. Quindi al momento è questo il quadro epidemiologico del comune di Caposele. Quindi vi invito a essere attenti, ad essere educati, a parlare e a seguire le indicazioni di chi giustamente lavora su queste materie. Quindi nessuno... come dire, ognuno rispettasse le regole, in modo tale che andiamo sicuramente tutti più bene e riporteremo sicuramente Caposele di nuovo ad essere libero da contagio, con il rispetto delle regole. Seconda informazione importante di oggi, invece, è finalmente la questione della scuola. Io siamo molto contenti, anche perché si era sviluppata una piccola polemica sull'inizio della scuola prima delle vacanze di Natale, poi i fatti ci hanno dato chiaramente ragione, al di là delle chiacchiere. Ci pare evidente che l'argomento l'avevamo studiato bene a fondo e i fatti ci hanno dato ragione. Quindi abbiamo seguito le ordinanze del presidente regionale, rispettando assolutamente le ordinanze regionali e quelle di Stato. Le abbiamo rispettate e abbiamo fatto ripartire, andandoci a preoccupare delle cose necessarie per far ripartire la scuola, che tra il servizio trasporti. Allora, che cosa parte? Da domani riparte il ciclo scolastico delle elementari e delle medie, quindi infanzia, elementari e medie. Quindi anche i ragazzi delle medie ritorneranno a scuola, e quindi un grande augurio di rientro a scuola da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale e i ragazzi delle medie. Lunedì l'altro dovrebbe ripartire anche
la scuola superiore. Dico dovrebbe perché nelle fasi di emergenza non si può mai essere sicuri perché abbiamo una settimana. E in una settimana, quando sei in un'emergenza mondiale, è chiaro che tutto può succedere. Ma se le cose dovessero rimanere in questo modo qua, da lunedì prossimo anche i ragazzi del liceo e delle scuole superiori rientreranno e quindi anche a loro va il nostro saluto e il nostro buon rientro e buon lavoro. Che cos'è, qual è la raccomandazione? Che mentre noi siamo partiti fino al 22 con la prima e la seconda elementare, per cui anche il servizio trasporti l'abbiamo gestito sapendo di dover portare a scuola 50 bambini. Adesso che si parte fino alle scuole medie aumenta il traffico scolastico e quindi ci vuole veramente molta attenzione. Noi abbiamo ovviamente organizzato i trasporti per dare il servizio ed è un grande sforzo che questa amministrazione sta facendo, quello di garantire ancora il servizio trasporti nel rispetto pieno della normativa, addirittura l'abbiamo resa più stringente proprio per mantenerci ancora più per avere ancora più prevenzione. Però è chiaro che la prevenzione si fa in collaborazione. Non è possibile immaginare che la pubblica amministrazione organizza un servizio, ma se dall'altra parte non c'è l'utenza che rispetta le regole e che collabora nel rispetto delle regole, tenere il contagio basso e evitare il contagio. Per cui è fondamentale sia l'atteggiamento delle due ditte di trasporto scolastico, sia dei genitori che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. Quindi le raccomandazioni vanno ai genitori che devono assolutamente pretendere dai propri figli che sul trasporto scolastico, sullo scuolabus, debbano indossare la mascherina e stare al proprio posto per i 15-20 minuti di trasporto fra casa e scuola. Abbiamo fatto una riunione operativa con le due ditte, in cui in modo chiaro la giunta, il sindaco insieme alla giunta, ha autorizzato i responsabili del servizio, per cui smettiamolo con questo atteggiamento che i genitori si buttano sempre a dare ragioni ai figli che vogliono trovare ragioni che non esistono in queste fasi qua. In queste fasi qua esiste soltanto il rispetto della regola, perché il rispetto della regola significa anche di rispettare quello a fianco, perché se uno non rispetta la regola mette a rischio anche quello a fianco che la sta rispettando e non è giusto. Per cui con le due ditte trasporti, innanzitutto gli autisti devono stare assolutamente, ma manco a dire, sempre con la mascherina e hanno l'autorizzazione che se qualche ragazzetto un po' discolo non rispetta questa cosa qua, il giorno dopo non lo devono più caricare e il genitore se ne deve far carico e lo deve accompagnare a scuola. Per cui hanno avuto la nostra assoluta solidarietà su questo e quindi se c'è qualcuno che non rispetta queste regole non va più raccolto, perché non si può di fronte a questo mettere a rischio gli altri. Quindi i genitori devono essere collaborativi affinché riusciamo ancora a garantire il trasporto scolastico e quindi tenere quanto più protetti possibili i ragazzi. E è inutile a dirlo che se qualche genitore una mattina per ragioni non va a lavorare a tempo, è inutile dirlo che chi può e li accompagna non sbaglia. Io voglio dire, se uno si trova nelle condizioni di poterlo fare, perché magari quella mattina non lavora, opera, e quindi si mette in macchina e accompagna il proprio ragazzo o la propria ragazza, non sbaglia. Perché? Perché il principio è meno ne riportiamo, meglio è, cioè quanto più decongestioniamo, meglio è. Quindi per tutti i genitori vale, quando avete l'occasione o perché non lavorate, non siate pigri,
accompagnate i vostri ragazzi, perché fate sicuramente un bene, non fate un male. Fermo restando che siamo, voglio dire, organizzato tutto, voglio dire, perfettamente, e quindi il trasporto è in un'assoluta sicurezza. Ma la sicurezza, ovviamente, come abbiamo detto, dipende da una collaborazione. Quindi chi è nelle possibilità mattina e lo fa, è sempre buono. Non è una cosa sbagliata. Che cosa quindi ho fatto in ragionamento con la preside e con la giunta? Una cosa importante, l'anticipazione dell'uscita per la scuola dell'infanzia, perché si trovava l'uscita di tutte, medie, elementari e infanzia, tutta all'una e mezza. All'una e un quarto, all'una e mezza, per cui c'era una, per evitare e per ridurre al massimo possibile gli assembramenti, abbiamo e ho firmato ieri una comunicazione che ho trasferito alla Prezi in accordo con lei, di anticipazione della infanzia per chi usufruisce del trasporto pubblico. Perché chi usufruisce del trasporto pubblico sa che i propri ragazzi alle 12:30 saranno raccolti e portati a casa, perché poi ci sarà il nuovo carico all'una e mezza per i restanti ragazzi, quindi dividendo i più piccolini dall'elementare e dalle medie. Chiaramente, i genitori che invece non usufruiscono del trasporto scolastico, e che quindi i ragazzi stando a scuola possono rimanere tranquillamente fino all'una e mezza. Quindi parliamo soltanto di chi usufruisce del trasporto scolastico. Gli altri, chiaramente, fra le 12:30 e l'una e mezza possono rimanere a scuola. E parlando con la preside, chiaramente chi va a prenderli a scuola, direttamente parlando con le maestre, per chi volesse andarli a prendere prima, che non usufruisce del mezzo, ma alle 12:40, all'una o all'una e quarto, certo che lo può andare a prendere, e ci sono dei moduli che la preside ha già fatto fare alle maestre, che distribuiranno a tutte le mamme dei bambini che frequentano l'infanzia, per cui firmano, consegnano il modulo e si ritirano il ragazzo, come è giusto che sia. Per cui anche per chi non usufruisce del trasporto pubblico, ma che per ragioni deve andare a prendere il ragazzo o la ragazza all'una, può andare, c'è un modulo che viene consegnato, lo trovate a casa, basta mettere una firma, consegni il modulo e prendi tuo figlio, e quindi puoi andare e puoi andarlo a prendere. Quindi, detto questo, penso che anche oggi abbiamo fatto un aggiornamento su queste due cose. Quindi, auguri, bocca al lupo a questi ragazzi che rientrano a scuola, mi raccomando, rispettate le regole, mi raccomando, state attenti, cercate di mantenere sempre le distanze, le mascherine, attenzione ai gesti, quindi non vi stringete troppo le mani, non vi toccate troppo. Purtroppo noi siamo in una fase in cui bisogna ancora mantenere le distanze, e siamo sicuri che facendo così riusciremo a riportare di nuovo Caposele ad essere free, e siamo sicuri che poi con la vaccinazione che ormai è partita e che quindi piano piano arriverà su tutte le fasce, come abbiamo detto in passato, speriamo che per l'estate e dopo l'estate, come dire, abbiamo coperto una percentuale tale che ci farà stare finalmente più tranquilli, e ci farà ripartire quindi nell'anno scolastico 2021-2022 con più tranquillità e serenità, sia per l'anno scolastico sia per tutte, ovviamente, le altre cose. Quindi vi saluto, vi auguro una buona domenica, e ci sentiamo appena ci saranno cose importanti e necessarie da comunicare. Buona domenica, forza Caposele, viva l'Italia!